Cari amici, il 2011 si sta per concludere. È stato un anno denso di avvenimenti, ma soprattutto, direi, di celebrazioni, in cui tutti insieme abbiamo festeggiato i 150 anni dell'Unità d'Italia. Abbiamo avuto momenti brutti, abbiamo commesso errori, abbiamo vissuto pagine drammatiche, ma abbiamo fatto tante cose grandi e importanti. Grazie all'Unità siamo diventati un paese moderno. Se fossimo rimasti, come nel 1860, divisi in 8 stati, senza libertà e sotto il dominio straniero, saremmo stati spazzati via dalla storia. Invece nel 1861 nacque il Regno d'Italia, iniziò il percorso unitario del bel paese. In questi 150 anni sono accadute molte cose che hanno lasciato il segno e noi, in questi 365 giorni, non ce ne siamo fatti sfuggire una. In occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il complesso del Vittoriano ospiterà fino al 20 gennaio la mostra Le donne che hanno fatto l'Italia, che attraverso dipinti, foto, filmati, documenti, abiti, giornali e cimeli ricostruisce un percorso che attesta come le donne abbiano fortemente contribuito al processo di unificazione, ai cambiamenti e alla crescita del paese. A 150 anni dall'Unità d'Italia, il Galà della Comunicazione 2011 ha un sapore particolare. Quanto è cambiata la comunicazione che ha unito l'Italia? A 150 anni dall'Unità d'Italia si tirano le somme sulle linee guida e le strategie di politica estera che il nostro paese segue. Diciamo che dopo tutti gli eventi e anche le mostre che abbiamo inaugurato quest'anno ci voleva proprio. 150 anni di presenza silenziosa per il Toscano, è proprio così. Sono vicende sconvolgenti. Il 150° anno dell'Italia unita sta per concludersi. È di qui che viene la capacità degli italiani. Scusi, lei si sente italiano? Ciascuno deve sempre ricordare che è parte di qualcosa di più grande. Se dovessi scegliere un simbolo che rappresenti tutta l'Italia da nord a sud, cosa sceglieresti? Un simbolo, forse, non so, forse una colomba, un gabbiano, comunque un volatile. La pizza.